sempre a spatelli quando fai l'intervista, come la mettiamo? Guardalo, è tremendo. Va bene, dai, parliamo di cose serie, non di raspatelli. Parliamo di questo terzo posto che ti è rimasto un po' qui, mi sembra di capire. Forse potevi far di più. Beh sì, forse avremmo potuto far meglio perché abbiamo avuto qualche problema in finale, abbiamo fatto qualche errore proprio noi, però beh, comunque è un terzo posto molto sudato e siamo comunque felici. Hai preso botte ovunque, eh? Non ridere perché c'è colui che fa lo scemo, ma hai preso botte ovunque, diciamoci la verità. Cioè, cercate anche un po' di ridare magari, però abbiamo visto che sei pizzicato con Lombardo, poi è arrivato non mi ricordo chi da dietro, ti ha tirato un'altra pacca. Io ho visto un po' le immagini dall'esterno, mi è sembrata abbastanza accesa come gara. Sì, diciamo che appunto per questo, a partire lì, diciamo, nelle centrali è più facile trovare qualche contatto. Infatti al quarto quinto giro abbiamo avuto qualche contatto, abbiamo perso il contatto con il primo e il secondo e poi la gara si è stabilizzata. Ma sei contento di questo risultato o no? Sono contento, però diciamo che è un po' non bello per il campionato che siamo ancora terzi, però adesso alla Conca facciamo vedere a tutti che siamo. Facciamo vedere anche a Raspatelli. Guarda lì che fa lo scemo. Bravo. È così.